Terminata la partita d'andata del turno preliminare per l'accesso alle finali internazionali per lo scudetto allievi tra Asti Orange Futsal e Roncalli Calcio 5. È qua con noi Federico Morando dell'Asti Orange, mentre vediamo le sue belle parate, a lui chiediamo un commento su questa partita. È stata una bella partita, combattuta molto nel primo tempo, poi si è persa sul da farsi perché diciamo abbiamo messo molto impegno, abbiamo lavorato molto bene in settimana, devo dire ottimo compagno, i compagni sono stati perfetti con le chiusure, poi è stato sfortunato l'autogol, capita, è stato un errore nostro, capita così. Grazie Federico, intanto passiamo il microfono al tuo compagno Maverick, mentre vediamo i suoi due gol, anche lui chiediamo un commento su questa loro vittoria. La partita è andata molto bene, abbiamo vinto 10-1, così possiamo andare a fare le Final Eight e cercare di vincere questo scudetto, visto che l'anno scorso gli allievi sono arrivati in semifinale, quest'anno cercheremo di vincere. Grazie Federico, grazie Maverick per l'intervista, saluto anche i vostri compagni di squadra, ci vediamo alle prossime partite. Forza ora! Ed ora siamo con Davide della Roncalli Calcio 5, mentre vediamo le azioni della partita, anche lui chiediamo un commento su questa gara. È stata combattuta il primo tempo, infatti è finito 3-1 per loro, poi il secondo tempo ci siamo un po' lasciati andare e loro ovviamente sono molto bravi e molto più organizzati di noi, ci hanno fatto molti gol e quindi siamo andati sotto. Grazie Davide, passiamo la parola al tuo compagno di squadra Paolo e mentre continuiamo a vedere le azioni anche lui chiediamo un commento su questa partita. Beh, non credo che ci sia da dire molto sulla partita, però come abbiamo notato loro erano superiori sul piano del gioco, infatti siamo andati sotto subito concedendo gol anche stupidi, però se siamo arrivati fino a questo punto siamo diventati campioni della Lombardia e questo ci tengo a sottolinearlo, anche perché questa vittoria, cioè la precedente vittoria, ci ha fatto aumentare la forza della nostra squadra e siamo diventati più uniti. E non credo che una sconfitta così ci demoralizzi più di tanto. Grazie Davide, grazie Paolo, ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te Ivan e... Forza Roncalli! Forza Roncalli!